Non possiamo andare a riparare che con un errore non è colpa nostra, non lo so. Pronti? Pronti? Buongiorno, se può chiamare l'appello, Buongiorno fare, a sta presentando tutti, la. seduta della sesta commissione consigliere del Comune di Palermo, numero 1034 del 29 dicembre 2021. Procedo con l'appello dei consiglieri Anello, di assente, Canto, Presente, buongiorno. presente, Gerarda, Presente, buongiorno. presente, buongiorno, Scarpinato, assente, Zacco è assente, due consiglieri su cinque presenti. Constatata la presenza del numero legale, possiamo dichiarare aperta la seduta. Abbiamo da parte della segreteria comunicazioni importanti e urgenti, dottor Palazzolo. Le comunicazioni sono che è stata mandata ieri stesso una mail all'assessore Martorana, al dottore Galateoto, e al dottore Di Matteo in quanto responsabile del procedimento della delibera sul canone unico, ma il segretario dell'assessore Martorana ha comunicato che l'assessore è fuori Palermo e quindi non può partecipare, che il dottore Galeazzotto è in ferie, abbiamo riscontrato dalla mail che la sua mail non è, come dire, sorvegliata. E che il dottore Di Matteo purtroppo aveva degli impegni pregressi e quindi non poteva partecipare. Quindi, ricapitolando, oggi sarebbero dovuti essere qua, in realtà già qualche giorno fa, per parlare di questa delibera che è la 1558-848 del 2021, relativo al piano di riequilibrio modifiche delle tariffe per occupazione di pubblico, che ci è stato dato come delibera urgente. Giusto, dottor Sì, esatto. Palazzolo? Ok. Quindi non riusciamo a parlare con gli uffici. Ci sono altre delibere per le quali noi non riusciamo a dare parere perché non riusciamo a parlare con gli uffici? Ci sono altre delibere che sono tutte le variazioni di bilancio. Le variazioni di bilancio Abbiamo dato conferma ieri. sono delle delibere di giunta, quindi il Consiglio le deve ratificare. Di questa una già abbiamo data parere ieri, giusto? Settima. La settima. Rimangono qua sul tavolo la sesta e l'ottava. La sesta è stata già valutata dal Consiglio Comunale, è stata già, quindi possiamo eliminarla. Rimane qua l'ottava. Rimane non solo l'ottavo, un attimino perché c'è l'elenco là. Non so se la vuoto, eccolo Ottava, qua. undicesima, decima, decima, undicesima. Ottava e chissà. Ottava, decima, undicesima. No, allora faccio ratifica, modificazione della deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto una variazione di bilancio e rettifica parziale dell'ottava. Quindi Sì. quella che abbiamo votato ieri è l'ottava è parzialmente rettificata. L'ottava non l'abbiamo votato. La settima abbiamo fatto Ah, perfetto. E allora ci potete dare queste ultime che possono Insomma, questa stampare? parola per favore, così io Rimettiamo sul faccio tavolo. il verbale. Avvocato Canto, se lei ha comunicazioni da fare. Sì, Sì, un attimino per consigliere. la comunicazione, per favore, perché sono un po' indietro. Questo noi lo avevamo sospetto. Grazie.
Stai stampando, Enzo? Devo dire che è molto rilassante. Ragazzi, io poi questa è la delibera undicesima variazione, ora arrivano le domani cosa abbiamo in previsione, dottore altre. Palazzoni? Non abbiamo niente ancora, nel senso c'è la convocata Ma non ci parla più nessuno. ma non ci è esatto. Dai, dai, sì. Il segretario ci ha chiesto Il consigliere Canto. Questa è la certifica delibera di giunta, la decima. Consigliere, io sono Apprendo con cuore della mancanza di... no, ripeta per favore. Apprendo con cuore della mancanza degli uffici che avevamo convocato per oggi per rendere parere alla delibera urgente. È chiaro che è un'assenza che mette questa commissione fortemente in difficoltà. Hanno fatto un intervento simile, pur potendolo fare ieri, in merito all'assenza degli uffici in relazione al dover trattare la vicenda del mercatino di Via Francia, perché pur rivestendo sicuramente la vicenda una questione di urgenza, quindi essendo assolutamente e oltremodo necessario un confronto con l'ufficio dell'assessorato alle attività produttive, ho comunque compreso il periodo particolare, quindi ho accettato anche subito e accettato la necessità per un rinvio. Ad oggi, invece, questa ulteriore assenza sicuramente ha un carattere molto differente, perché questa commissione avrebbe dovuto dare un parere d'urgenza, entro 5 giorni. Ma è chiaro che in assenza degli uffici, essendo una materia particolarmente tecnica, quale appunto il ammontare delle tasse da pagare che concerne l'occupazione al suolo pubblico, il consigliere Gelarda ha illustrato una serie di tabelle, diciamo, millesimali, cioè una vicenda particolarmente tecnica, per cui correttamente condiviso l'idea del Presidente Pro Tempore, il quale ha detto che senza la presenza degli uffici sicuramente non possiamo esprimere questo parere. Orbene, è chiaro che quindi oggi resto amareggiato, questo è il termine giusto, perché ecco, se ieri l'assenza era giustificabile in un'ottica di priorità, perché è chiaro che un'amministrazione ragiona per priorità, e nonostante la vicenda del mercatino della Francia sia assolutamente prioritaria, non vi è un termine di scadenza entro cui trattarla, qui chiaramente si mette in difficoltà il lavoro di questa commissione e dei consiglieri che comunque anche loro, anche noi, nonostante il periodo, avremo difficoltà ovviamente
parte personale e familiare, siamo presenti giornalmente in commissione per esitare i pareri che ci stiamo facendo. Che ad ogni modo, Presidente, io riprendendo i temi e lasciando da parte le considerazioni, volevo sapere se si può chiedere un'interpretazione, cosa possa aver venuto agli uffici la piattina, diciamo la mappa effettuata dal SUAP relativa agli uffici di relativo al posizionamento degli stadi dei personali di piazzale Gaspare Ambrosini, e se era pervenuta appunto la, questa documentazione ci avevo richiesto. E inoltre, presumo di no, ma comunque giusto chiederlo, perché il Presidente Anello a suo tempo aveva richiesto agli uffici di effettuare la nuova polimetrica, misurando gli stalli per la misura di 24 metri quadrati e non di 36 metri quadrati, e per la parcina desideravo sapere appunto se il suo, pur non essendo presente fisicamente oggi qua, avesse magari perlomeno inviato la documentazione relativa alla piantina degli stalli di 36 metri quadrati ciascuno, o addirittura quella di 24 metri quadrati ciascuno. Ecco, Presidente, volevo sapere solo questo, siccome avevano promesso che avrebbero provveduto in questo senso, è già trascorsa più di una settimana, se lei si può informare con il dottore Palazzolo. Dottore Palazzolo, abbiamo novità su questa cosa della piantina? No, non hanno inviato nessuna piantina, né quella vecchia di cui abbiamo delle foto scattate da noi, né di quella nuova che dovrebbe inviare con le nuove misure. Il giardino. Cosa, Presidente? Avevamo... Possiamo fatto... fare... Avevamo inviato, ma quella richiesta, Presidente, dover sapere se era stata fatta solo per parlare. No, non è stata fatta una richiesta scritta, ma è stata fatta una richiesta per verbale durante la seduta di commissione. Ho visto che sono passati già una decina di giorni, dottor Palazzolo. Possiamo fare una richiesta dicendo che possano ottemperare a quello che ci avevamo promesso, anche perché è l'avvocato Canto... qua è stato molto bravo ad affrontare la problematica e a verificarne un aspetto che era rimasto parzialmente oscuro e che potrebbe anche cambiare un po' tutto l'aspetto della vicenda. Per noi è importante per noi, è importante per la sistemazione del mercatino, perché si vengono così a rimuovere quegli ostacoli, quei sei stalli, cinque stalli, esatto, non ricordo, esatto. Che in realtà erano solo nell'immaginazione di chi non aveva compreso che le dimensioni degli stalli dovessero essere diverse. Quindi, dottore Palazzolo, se possiamo fare questa nota, possiamo fare questa nota agli uffici. Grazie, Presidente. Concluso? Sì, io non ho altre comunicazioni. Io ho una comunicazione da fare. Ieri è arrivata una nota datata, è arrivata informalmente, datata 23 dicembre a firma del dottor Musacchi, che è l'amministratore unico della rete, nella quale è scritto che a partire dal 1 gennaio, siccome è scaduta la parte economica del contratto della rete, la rete non espleterà più alcun servizio, eccezione fatta per i primi tre giorni dell'anno di un'aliquota del 30% al canile per fare mangiare i cani, ed è giusto, è di un'aliquota al cimitero solo ed esclusivamente per la guardiania e la custodia, cioè per l'apertura. Quindi significa che dal 1 gennaio in poi non verranno fatte più le disinfestazioni, perché la Reset si occupa delle sanificazioni, chiamiamole così, nelle scuole, negli uffici, non verranno più seppellite le persone, perché è vero che verrebbe da dire tanto non le seppelliscono, le mettono al deposito. Non è così, perché una quota di persone ha comunque nei tre cimiteri palermitani dei posti assegnati, per cui non è costretta a stare in deposito. Non avverrà più. Non avverrà più tutto il servizio complessivo al canile, quelli ad Amat, perché rete sono 1270 persone. Ora, ieri c'è stata una conferenza dei capigruppo durante la quale, insieme, devo essere intellettualmente onesto, al consigliere Giaconia, abbiamo chiesto la convocazione urgente di un'altra capigruppo per oggi pomeriggio, perché è vergognoso tenere i dipendenti della rete in queste condizioni, spremerli e sfruttarli in questo modo, perché sono lavoratori che molto spesso hanno dimostrato di essere indispensabili a questa città
e non è giusto fare rischiare a questa città di perdere questi servizi, cioè una città dove i servizi mancano. Orbene, oggi pomeriggio alle 16, perché il presidente Orlando non ha ritenuto opportuno farlo di mattina, forse per non mischiare un po' con le cose del Consiglio, avremo questa capigruppo durante la quale, alla quale sono stati invitati anche il ragioniere generale, il dottore Musacchia, e l'assessore che si occupa dei rapporti con le partecipate. Io ovviamente vi tengo informati, ma qualora dovessimo avere qualche dubbio, ed anche la dottoressa Rica vi sarà presente, qualora non dovesse andare positivamente questa riunione per un motivo qualsiasi, che io temo sempre che possano all'ultimo minuto svilupparsi dei problemi in questa, per questa amministrazione già così carente, immediatamente come commissione ritengo che dovremmo convocare una questione di programmazione, una questione anche di dignità nostra e anche di altri, gli attori di questa, di questo dramma che vede ogni anno la Rese vittima di questa vicenda. Quindi, dottore Palazzolo, lo preannuncio e poi eventualmente faremo urgentemente la convocazione di altri attori. Detto questo, è arrivata adesso una nota e fino a questo lo saprò. È arrivata un'altra nota in questo momento a firma della dottoressa Vicari, Paolo della Vecchia dell'autoria degli occhiali, ed è indirizzata al capo di gabinetto, al vice sindaco, all'assessore, ai dirigenti, alla dottoressa di Trapani e soprattutto al presidente Resetti di Palermo Musacchi. A firma della dottoressa Riga dice: atteso che ad oggi l'amministrazione comunale non ha approvato lo strumento finanziario 2021-2023, con la conseguenza che non è possibile procedere alla sottoscrizione, ed è firmata oggi, alla sottoscrizione dell'atto convenzionale propedeutico di impugnare le somme necessarie alla copertura dei servizi da rendere nell'anno 2022, si comunica che tutte le attività afferenti al contratto di servizio stipulato con questa società si intendono sospese a partire dal 1 gennaio 2022. Quindi, chi scrive? La dottoressa Vicari, con una nota firmata oggi, perché oggi è 29, giusto? Sì, sì. Dice che a partire da oggi, senza salvaguardia del 30%, perché qua non c'è scritto. Dal primo, giusto? Dal primo gennaio, tutte le attività afferenti il contratto di servizio stipulate con Reset tendono sospese. Colpo di scena, direbbe Marco Gioni. Bene, e allora, dottore Canto, a una di queste, vista che è una ratifica di deliberazione, diamo parere. Qual è quella più antica in ordine cronologico? Nell'elenco c'è il numero di protocollo, quindi può vedere. Grazie a lei, grazie. Prego. Allora, se ho fatto il caso, 176 viene prima di altri ed è l'ottava, però nel frattempo abbiamo sì, c'è una variazione. La successiva, che e allora lasciamo stare l'ottava e prendiamo la undicesima. Sì, ok. Allora, ratifica di deliberazione di giunta comunale 345 del 23/12/2021, avente ad oggetto undicesimo variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 5 legge regionale 13 del 15/6/2021. Abbiamo il parere favorevole del vice ragioniere generale, il parere favorevole per la regolarità tecnica e anche per la regolarità contabile del vice ragioniere generale. La delibera l'avevamo già letta, dottore Roberto Canto, sì. Quindi è, come dicevamo, una
ratifica di delibera di giunta comunale, motivo per cui il dottor Razzolo la possiamo mettere in votazione esattamente come abbiamo messo in votazione. C'è pure il visto dell'assessore Marino, il visto del vice ragione generale, perché quanto l'ha fatto il ragione generale in questo caso il visto lo fa il suo vice. Quindi dottor Palazzoli, le chiedo... chiedo di mettere in votazione la delibera. Undicesima variazione di bilancio? Sì. Ok, leggo l'oggetto e procediamo con la votazione. Oggetto della delibera, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 435 del 23-12-2021, avente per oggetto undicesima variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 5 legge regionale 13 del 15 giugno 2021, AREG 154-76-79 del 14 dicembre del 2021. Procediamo con la votazione. Il pannello è sempre assente. Canto favorevole. Gelarda favorevole. Scarpinato è assente. Zacco è assente. Quindi la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti con la seguente votazione: Canto Leonardo favorevole, Gelarda Igor favorevole. Ok. Detto ciò, io penso che come dobbiamo anche prepararci per andare, se non ci sono altre, se non altre comunicazioni, dottore Canto. No, io ho messo così, visto che questa nota non mi sa per due minuti, poi per tutti i consiglieri comunali. No, è pervenuta per via 3 di estrane. Ah, okay. Perché non è indirizzata a noi. Io la sto girando. Non metto un commento così, ma perché questa legazione? No, dico sicuramente una vicenda che ci coglie di sorpresa alla luce della circostanza. Alla luce della circostanza che noi abbiamo avuto qua il presidente della RAECET, il quale ci aveva rassicurato circa la risoluzione dei problemi del personale e non aveva messo assolutamente questa commissione in un'altra di una sospensione dei servizi. Quindi una nota veramente incumina sul sereno che ci colpisce, perché diciamo la RAECET è uno e comunque svolge dei servizi essenziali per la cittadinanza. Quindi io veramente auspico questa amministrazione riesca a trovare una soluzione alternativa, però ecco, questa nota mi fa molto perché diciamo cioè, ma totalmente in senso contrario rispetto alla relazione del presidente che abbiamo ascoltato neanche un mese fa in questa commissione. Solo questo. Condivido perfettamente ciò che ha detto l'avvocato Canto e anche io esprimo amarezza per la non presentazione degli uffici. Vero è che il piano di riequilibrio lo discuteremo il 31 gennaio, o meglio, si può dare, è stata celeste ancora di un mese, ma non dobbiamo ridurci ad avere solo questo, perché ci sono tante cose di cui parlare. Soprattutto abbiamo notato, questo lo dico io, una dichiarazione politica, che l'amministrazione comunale su questa vicenda ha poche idee, ma ben confuse, come si potrebbe dire. E anche la mancanza di uffici, non siamo qua, tipo abbiamo fatto commissione, abbiamo dato per la delibera, non è mancato per noi, saremo qua anche domani. E poi basta, perché domani è giovedì, giusto? Sì. E quindi ci poi. Dico, se c'è bisogno, saremo qua anche il 31, ma non credo che ci saranno queste necessità. Il 31 non è stata convocata la commissione. Se ci fosse bisogno saremo pronti a scendere in battaglia. Se ci fosse bisogno, ma lo fate sapere che facciamo il tutto. Detto questo, se perché non ci sono altre cose, io darei lettura al verbale odierno per non lasciare pendenze di alcun tipo. Ok. Questo...
Allora, verbale 1034 del 29-12-2021, il consigliere Gerard, consigliere più anziano per voto, alle ore 10:15 apre la seduta in seconda convocazione con la presenza del consigliere Cantu. Seduta videoregistrata e pubblicata nel sito del Comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale. Argomenti da trattare: piano di riequilibrio finanziario, ratifica delibera di giunta 20 per oggetto, ottava variazione di bilancio, e poi ratifica con modificazione della deliberazione di giunta comunale, avente per oggetto nona variazione di bilancio e rettifica parziale della delibera di giunta comunale 320, avente per oggetto ottava variazione di bilancio. Ratifica deliberazione di giunta, avente per oggetto decima variazione di bilancio, e poi ratifica delibera di giunta comunale, avente per oggetto undicesima variazione di bilancio. Comunicazione, programmazione, incontri, varie eventuali letture e approvazione del verbale della seduta di Presidente Giarda, chiede al segretario notizie sull'audizione dell'assessore Martorana, del dottor Galateo e del dottor Di Battè. Il segretario risponde: il presidente Giard chiede notizie sulle delibere pervenute. Il segretario risponde: si procede con la stampa delle nuove delibere pervenute in giornata. Il consigliere Canto dichiara di apprendere con stupore la mancanza degli uffici convocati per oggi per affrontare la delibera urgente che deve essere affrontata in consiglio comunale. L'assenza di oggi ha una valenza differente perché la delibera ha carattere di urgenza relativamente al canone unico che ha la necessità di confrontarsi con gli uffici per delle tabelle allegate alla stessa delibera. Pertanto, l'assenza degli uffici mette in difficoltà i lavori della Commissione nell'esitare il parere della delibera stessa. Chiede al segretario se gli uffici hanno inviato la piantina relativa alla piazzale Ambrosini e al posizionamento degli stalli. Il segretario risponde. Il presidente Giarda chiede al segretario di inviare un sollecito agli uffici. Comunica che è arrivata una nota a firma del direttore della Reset Musacchia, in cui si precisa che la Reset non effettuerà più i servizi, ad eccezione dell'accudimento dei cani e del servizio di portineria nei cimiteri. Nella nutrizione dei cani, nutrizione e sgambamento cani, e Eccezione della nutrizione sgambamento cani. dello sgambamento dei cani e il servizio di portineria nei cimiteri? Sì. Ok. E non effettueranno più i servizi di pulizia degli uffici. Tutti gli altri servizi. Quindi non Comprese anche effettueranno il più seppellimento, che è la cosa, diciamo, che colpisce di più. tutti gli altri servizi. Ok. Precisa che i lavoratori della Reset per i servizi che effettua sono indispensabili per la città. Precisa che sarà effettuata una riunione per la risoluzione del problema. Sottolinea che eventualmente si riserva di chiedere Una la riunione, convocazione. perdonami, diciamo che Sì. oggi pomeriggio ci sarà una capigruppo, non una Riunione. Ah, sì, ci capigruppo. sarà una riunione di capi gruppo con la presenza della dottoressa Vicari per la risoluzione del problema. Sottolinea che eventualmente si riserva di chiedere la convocazione in commissione degli uffici della Reset. Legge una mail della dottoressa Vicari in cui Una mail, leggo una nota. Una nota, mi sembrava una mail, No, no. una nota inviata dalla dottoressa Vicari in cui comunica che dal 1º gennaio tutte le attività afferenti al contratto di servizio della Reset si intendono sospese. Sì. Procede con il parere della delibera posta al punto. Fatemi vedere qual è il punto. Il punto
5, al punto 5, al punto 5. Sono presenti il consigliere Canto e il consigliere Gerarda in ordine all'argomento trattato, avendo per oggetto ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 345 del 23/12/2021, avendo per oggetto undicesima variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 5 legge regionale 13 del 15 giugno 2021, AREG 154 76 79 del 14/12/2021, la commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti con la seguente votazione: Canto favorevole, Gerarda favorevole. Il consigliere Canto precisa che la vicenda della Reset coglie di sorpresa tutti, precisando che il presidente della Reset, avendolo audito in commissione, non ha manifestato la problematica. Il presidente Gerarda condivide quanto detto dal consigliere Canto e sottolinea che l'amministrazione attiva ha idee molto confuse. Il presidente Gerarda chiede di dare lettura al verbale della seduta numero 1034 del 29/12/2021. Si procede con la lettura e all'approvazione per appello nominale. Procediamo? Prego, proceda. Procediamo per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Nello assento assente, Canto favorevole. Gerarda favorevole. Scarpinato assente, Zacco è assente, approvato all'unanimità dei presenti. Grazie, dottore Colazzolo, la seduta è chiusa. Sono le ore? Sono le ore 10.47. 10.47, va bene, stacco la registrazione. Grazie.